in attesa che prenda il via la gara dei metri 1500 che vediamo di profilo sulla destra dietro la gabbia del Disto, gli atleti che hanno un protagonista assoluto per quanto ci riguarda da vicino, Gennaro Di Napoli. Di Napoli, 22 anni, nato proprio a Napoli, alto 1,80 per 60 kg di peso, 4 maglie azzurre. L'atleta, Gennaro Di Napoli, è allenato da Valisa. Si è messo in evidenza nel 1987 vincendo i 1500 agli Europei Juniores di Birmingham. Di Napoli è primatista italiano dei 1500. Questa prestazione il nostro Geni Di Napoli l'ha ottenuta al Golden Gala di Pescara dello scorso anno in 3 primi 32 e 98. Le liste mondiali dell'anno vedono in testa Peter Illiot, 3,33 e 39. Il primato mondiale è sempre quello di Awita, che in passato il meeting di Verona ha applaudito sulla pista dello stadio Bentegodi, 3,29 e 46. Il campo di partenti, venezuelano Lopez, poi il tedesco Trines, il nostro Geni Di Napoli, Davide Tirelli, poi l'etiope Alemetier Robba, Ken Washington, che dopo aver fatto la lepre nell'800 ripropone il suo improbo compito anche nel 1500. Poi abbiamo l'algerino Morselli, Alessandro Cellai, Andrea Bello, Giovanni Esposito, Guido Mariani, Salvatore Signorino. Questo è il campo di partenti. Richiamiamo l'attenzione dei telespettatori su Nordin Morselli, algerino cresciuto atleticamente negli Stati Uniti, che la scorsa settimana ha vinto facilmente il miglio del Grand Prix Mobile di Bratislava. Lo aveva indicato a un collega della Gazzetta dello Sport, proprio Enrico Dionisi, il tecnico senese che ha creato un club multinazionale e che ha detto che Morselli ricordava molto il Saïd Awita a prima maniera, sia nell'incedere sia nella falcata ampia e morbida. Morselli scorre sulla pista con leggerezza ed anche dotato di discreto spunto finale. È ancora forse un atleta inesperto, ma Bratislava ha dimostrato tempismo e accumulo tattico. Sarà in questa stagione un avversario da non sottovalutare. Il passaggio ai 400 metri, 56 e 12, possiamo dire un passaggio buono per Gennaro Di Napoli. Gli atleti tra poco saranno agli 800 metri, ancora tutti raggruppati. Questo significa che pur essendoci un atleta che fa l'andatura, gli altri tendono bene il passo, il ritmo non è eccelso. E non dovremo perdere di vista quello che succede nel salto con l'asta, sempre con Andreini, che è una prova 5,60, e Evangelisti, che tra poco dovrebbe concludere la gara, cercare di portarsi al comando. Ma parliamo un attimo ancora di Gennaro Di Napoli, l'anno scorso il numero uno in Europa, il quarto al mondo con il primato d'Italia nel Golden Gala di Pescara. Quest'anno sarà a Bologna il 18 agosto, 3,32 e 98. Di Napoli, che ora è quarto in gara, dopo un breve periodo di allenamento ad Asiago, ha corso un 800 metri a Roma la scorsa settimana. Questa sera vorrebbe segnare un tempo di valore, perché questa gara rappresenta l'ultima prova generale prima dell'esordio nel Grand Prix Mobile IAF, che avverrà lunedì a Stoccolma. Morselli al comando, Gennaro Di Napoli in terza posizione, poi abbiamo Morselli, poi Robà, Alemayeu, l'etiope in seconda posizione, terzo posto per Gennaro Di Napoli. La lepre ha esaurito il suo compito, un giro al termine. Intanto Morris abbiamo visto fallire misura 2,23, ricordiamo il gol del Gian il 18 luglio, ma siamo a questi 1500 metri nel finale. Di Napoli deve ora proprio dare il meglio, vediamo il suo finale. Quest'anno ha ottenuto una grande prestazione sui 5.000 in Spagna, ha battuto Butayeb, la medaglia d'oro di Seul dei metri 10.000, è atteso agli europei. Morselli al comando, Di Napoli tenta un'improbabile rimonta, comunque corre ancora bene Geni Di Napoli, anche se Morselli appare ormai irraggiungibile. Siamo a rettilineo finale, Morselli marcia verso la vittoria, un'occhiata al cronometro. Morselli va a vincere, secondo Geni Di Napoli, tempo di Morselli 3,34,83, terzo posto per l'etiope, quarto posto per il venezuelano Lopez, l'etiope era Robà Alemayeu. Allora, ripetiamo, vittoria di Morselli, Nordin Morselli, secondo posto per Gennaro Di Napoli. Tra breve Luciana Veschi ci riproporrà il rettilineo finale, ribadisco 3,34,83. Il riscontro ufficioso cronometrico di questo 1500. Che è un grande riscontro cronometrico, è esattamente il terzo tempo dell'anno al mondo. Dopo il 3,33,39 di Peter Elliott, che abbiamo ricordato ad Auckland il 3 febbraio, il 3,34,41 di Chiroci, anche lui ad Auckland, abbiamo questo 3,34,83 di Morselli, il marocchino che si... Invece al nostro fianco abbiamo
un Geni di Napoli tutto sommato soddisfatto. Abbiamo appena ricordato che Morselli è infilato alla terza prestazione mondiale stagionale. Gennaro di Napoli, come valuta la sua gara e soprattutto il minimo per Spalle? Ma sono venuto qui per questo. Sapevo che questo Morselli era forte, io sono ancora un po' carico di lavoro, dovrò smaltire qualcosa. Comunque sono contento, mi manca ancora quella brillantezza che mi fa giocare la gara praticamente nei finali. Comunque, tutto sommato, con questo caldo e questa pista che non è che sia molto veloce e congenerale per me, penso di aver fatto il minimo per gli europei, che è quello che mi interessava. Attendiamo dunque il risponso cronometrico ufficiale e nel frattempo valutiamo anche questo Morselli, che pare che sia l'uomo nuovo, no? Ne abbiamo ricordato anche in apertura di commento a questa gara. Allora, come lo vedi questo Morselli, tu che l'hai visto dal di dietro? Ma io vorrei ricordare un po' la gente che sta a casa che da oggi in poi ci saranno molti ricambi. L'atletica è arrivata a questi alti livelli e ogni anno c'è un qualcheduno di nuovo che è stato fuori. L'anno scorso mi sono messo in evidenza io e mi auguro quest'anno di tirar fuori un qualcosa di buono. Questo Morselli corre bene, ha le caratteristiche simili a quelle di Saïda Ouita, però la strada è ancora lunga e dovrà vedersela con i vari Peter Elliott e gente varia. Questa qui è la volata. Si vede che sono ancora un po' pesante, non sono agile. Scusami Gennaro, c'è stato un attimo ai 200 metri finali che hai avvicinato di un pochino Morselli e poi ti sei proprio imballato. No, devo dire che le sensazioni non erano male. Sto cercando di cambiare un po' mentalità, la mia mentalità vincente, che mi sono reso conto che l'anno scorso bisogna lavorare ancora molto, la gente purtroppo io l'ho illusa e si aspetta da me sempre grandi cose. Beh, una l'hai fatta quest'anno, hai battuto un campione olimpico, seppure sui 5.000, è forse una cosa che nemmeno ti aspettavi. No, non me l'aspettavo, comunque non vuol dire nulla, diciamo che è inizio stagione, no? Può succedere di tutto, io sui 5.000, se dovessi prepararli farei delle grandi cose, però per ora do spazio agli altri e in un futuro toccherà a me su questa distanza, mi auguro che proprio su questa distanza di dare delle grosse soddisfazioni. Per ora voglio puntare tutto sui 1.500 perché ho ancora degli ampi margini di miglioramento. Senti, ci siamo visti al meeting di Trento, facevi gli 800, hai detto voglio velocizzare l'azione, poi sei andato a battere Butayeb in Spagna. Ci rivediamo oggi dopo un 1.500 probante che ti ha dato quello che ti aspettavi e Morselli era un banco di prova davvero severo. Il prossimo appuntamento proprio a Spalato o qualcosa di intermedio, i societari presenti? Due appuntamento tutti a Spalato, che è la prima gara del Grand Prix, che a me non interessa, però quelle lì sono le grandi gare dove si possono fare i tempi. Arrivano i risultati cronometrici, 3, 34 e 83, mi rivolgo a Monetti, è il risultato ufficiale? Il risultato ufficiale non è ancora confermato, comunque è sempre il terzo tempo dell'anno al mondo, come abbiamo detto.